sono il vostro, caro Giulio, ed oggi continuiamo la nostra avventura da questo punto, dove abbiamo preso un fossile, che non ho idea di quale fosse, fosse il tappo, che vive nel mare, sembra essere parte del suo dorso. Non ho idea di che fossili ci siano. È possibile portare i fossili per farli ritornare Pokémon. A lui adora ossa e fossili. Passeremo da lui in futuro. E allenatore, da qui in poi trovi solo sabbia. Per ora non puoi proseguire. Sto facendo il mio meglio per rimuoverla. Porta un po' di pazienza. Scusi. Ah, ok. Ok. Facciamo il giro attorno. Ah, perché chissà dove porta quella cosa lì. Quindi noi però possiamo andare nella torre che c'era alla nostra sinistra. Quindi andando a sinistra, allora usciamo con un incontro casuale, vedete, uno solo. Non correndo effettivamente si differenzia, cioè è più facile non trovare Pokémon non correndo. Nella quale si poteva entrare. C'è una differenza di colori in questi due monitor che è impressionante. E qua dove si andrà? Stavo per dire, questa musichetta qua è bellissima, ma purtroppo siamo disturbati da un incontro casuale di Yammask. Noi siamo nella zona bassa, vero? Credo che non possiamo proseguire, vero? Sento un suono di Windows sotto, ma va bene. Esatto, il saltino è dall'altra parte. Ok. Ho capito, ma quanti incontri abbiamo fatto in un colpo in 2 metri quadrati, praticamente. Mi viene in mente il termine. Piccola deviazione. E qua prendiamo questo giro perché ne approfittiamo, ci facciamo curare dai dottore, almeno siamo tranquilli. Bene, abbiamo esplorato, abbiamo visto il deserto e adesso torniamo sui nostri passi. Giramondo io, allenatore tu, entrambi abbiamo scelto di viaggiare. Mi è venuto in mente il reel burata tu, io, intollerante al lattosio, va bene. Bidoff, divagazione, stupidissima. Bidoff, facciamo un bruciapelo, giusto per partire. Sinceramente, furto, attacco rapido va bene, furto, beh dai, brutto colpo, ci piace, Timur prende esperienza e noi abbiamo battuto il nostro Gasparre, ah c'era solo lui.
ci assegnare l'incarico e darci l'occasione di viaggiare e conoscere il mondo. Bella lì. Allora G, ora cosa facciamo? Potremmo sdebitarci andando a catturare dei nuovi Pokémon lungo il percorso 4. Spero veramente.
pozioni revitalizzanti. Grazie, cura dotta. Non c'è cura dotta, è super bellente però. Allora, 33, no, 10 sì però. 10 sì. Iperpozione 200. 614, 200. Questo. Vabbè, mille. Petronare prende scuola, cuore, difesa, difesa. Ultra ball 10, a meno male. Ok, no, niente di interessante, dire il vero. O meglio, revitalizzante sì, però nulla da vendere. Allora, casa esame, metti la prova allenatore. Non mi interessa. Io vorrei andare alla palestra. Per assicurarmi che sei tipo elettro. Beh, bellissimo. No, c'è un signore di football. Siamo fratissimi con lo stipo. Vieni a trovarci. Ci siamo nel campetto, nello stadio stellare. Stadio stellare. Su di miei giochi questi. Molti artisti, ok. Tennis, pallacanestro e C. Prima ho provato a spiegare nel teatro musicale. È fantastico. Non sprechiamo questa occasione, ci dobbiamo visitarlo. Vieni da questa parte. Ah, vai. Volevo un attimo esplorare. Andiamo a visitare il teatro. Questo? Sì. Teatro o in italiano? Teatro, ma l'hai tradotto in italiano, pazzesco. Bello. Guarda, non è meraviglioso? C'è un signore anziano. Salve, piacere di conoscerti. Io sono il direttore artistico del Pokémon Musical. Siete allenatori? Avete un'area davvero simpatica. Al Pokémon Musical è possibile agghindare i Pokémon con del gadget. Non volete provare anche voi? Intanto vi regalo questo porta gadget. Grazie. Ci ottiene il porta gadget. Va bene. Il porta gadget contiene i gadget con cui agghindare i Pokémon. Dunque, come prima cosa bisogna scegliere un Pokémon. Devo farlo per forza. Parte. Bene. E allora forza a chi dei Pokémon con tutta la classe di cui sei capace. Puoi trascinare i gadget fuori dal cerchio per agghindare i Pokémon. Agghinda gli iPad con i gadget. Ma devo davvero. Va bene. Visitare Shirokomori. A dopo, ci grazie.
direi che per ora può bastare. No, papà, io sto viaggiando insieme a G e ai nostri amici Pokémon. Basta capricci, gli altri sono gli altri e non mi importa cosa fanno. Allora, se la metti così, io sono io e tu, papà, sei tu. Continua il tuo viaggio, ragazzina. Eccola. E tu chi saresti? Non mettere il becco negli affari di famiglia. Mi chiamo Camelia, sono il capo palestra di Scirocopoli e faccio anche la modella. Va bene? Ci sono tante persone al mondo, ognuna con le proprie idee. E queste idee sono così diverse, a volte che inevitabilmente si finisce per soffrire o per far soffrire gli altri. Esatto. Ed è proprio questo che mi preoccupa. Sì, è comprensibile, però è importante avere questo tipo di esperienza per imparare che è del tutto naturale avere diverse visioni del mondo. E poi è rassicurante sapere che accanto agli allenatori ci sono sempre i Pokémon. I Pokémon non sono solo carini, ma anche affidabili nel momento del bisogno. Ti prego, papà, lo so che sei preoccupato e che per te è molto difficile, lo so bene, però ci sono anche tante brave persone. Io sono diventata più forte insieme ai Pokémon. Per questo ti prego. Ho capito. Voler continuare questo viaggio. Magari è un capriccio, ma lo è anche la mia idea. Di fartelo interrompere. E alla fin fine, il più infantile tra noi due sono io. Me ne sono reso conto grazie alle parole del capolestra. Vabbè. Belle, è giusto che tu ora faccia quello che senti di fare. Ti auguro buon viaggio. Andiamo a catturare il coccodrillo, perché voglio farla da cattivo la palestra di tipo elettro. Mi sarebbe piaciuta la questione che l'elettro non potesse colpire il tipo terra, quindi Sandile, ora ti catturo. Sandile, tutti da Rumaca adesso, ovviamente cerco Sandile, ma è la vita, fa piacere. Allora, fuga, proviamo ad andare verso sinistra che forse ne troviamo di più, magari è la mia impressione, però ho avuto questa impressione. Davvero, davvero, anche perché combo definitiva, Sandile con Fossa, basta, spacchiamo il mondo. Se magari si evolve anche nella sua forma con gli occhiali da sole, che non ho idea di come si chiami, Croco qualcosa in teoria. Beh, ecco, vediamo se di qua ne troviamo di più. Sandile.
molto bella questa cosa. Ci fa sostituire Diepard, vero? Vero che ci fa sostituire Diepard? Ho questo presentimento. Ho questo presentimento che Diepard verrà sostituito da Sandile. Perché Terra Buio. E quando mi impara Sgranocchio, perché non è se, ma quando mi impara Sgranocchio, non c'è mosse di buio che tenga. Magari mi impara anche, come si chiama, Nero Sferza, Nero una cosa del genere, Nero Pulsar. Abbiamo già fatto la palestra, però chi può dirlo che in futuro non ci serva? Così come anche l'uccellaggio. Allora, Yasmask, intanto teniamo in stand by. Ci prendiamo lo strumento. Sposta. Sposta e lo diamo intanto a lui. Che poi cosa più sbagliata, non potevo farla, però va bene. Allora, gestione, situazione, ho sbagliato di nuovo. Pokémon, strumenti, prendi. Condividi exp, ce l'ha lui. Si evolve a partire dal livello 34. Ok, quindi si evolve anche lui pulito. Uff.
Fagricus. Spettro e basta. Ok. Ah, vedi, infatti a Galarne esiste una seconda forma, si evolve in Runericus. Però a Galar. Ok. Ok, no, non c'entra nulla. Ok. Yammask. Me. Yammask me. Allora, dobbiamo insegnare fossa al nostro amico coccodrillo, che sicuramente può impararlo. Mi arrabbio se non può impararlo. Mi arrabbio tantissimo. Esatto, perfetto. Direi che meglio di lui nessun altro. Attaccante garanzia. Se il nemico ha già subito dei danni nello stesso turno, la potenza di questa mossa raddoppia. Interessante. Sabbio tomba. Intrappola il nemico in un turno di sabbia. Fa schifo. Fango sperla invece. Butta fango in faccia. Riduce la precisione. Ok, direi che sabbio tomba. Sicuramente Pokémon Sandile info. Natura timida, aumentala. No, diminuisce l'attacco, aumenta la velocità. Ok, va bene, dai. Non è fortissimo per niente, però dai, ce lo facciamo andare bene. Allora, io credo. Devi sapere che Scirocopoli è il posto ideale per lottare. Pare che siano anche degli edifici appositi. Tipo questo. Metro lotta. Ma se io vado alla metro lotta. Lo sapevo che tu eri importante. Ho vinto, e a dire la verità, ho anche perso. Qui la stazione ruota dentata, ci sono dei treni sui quali si può lottare contro altri allenatori. È il metro lotta. Sei un allenatore, vero? Prendi, accetta questo regalo senza troppe domande. Registradati. Con i registradati puoi annotare le lotte con i tuoi amici e quelle del metro lotta. A proposito, dove è finita quella dama misteriosa? Ah, eccola, sta correndo verso la casa esami. Mi stai consigliando di andare alla casa esami? Mi stai dicendo questo? Oh mamma mia. Ma la vera domanda è: prendo Exp se vado qua? Lavori in corso. Salve, ti ho benvenuto all'ufficio ritiro premi. No, no. Salve, ti ho benvenuto all'ufficio ritiro premi. No, io credo che non prendo esperienza, vero? Da così a parte il treno lotta in singolo. Vuoi essere sul treno lotta in singolo? Info. Si usano tre Pokémon, infatti. Gli strumenti devono essere diversi fra loro. In tutti i Pokémon, infatti. No, 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 no. Meta per non farmare i V e i V. Non ci interessa. Non ci interessa. Bene. Andiamo alla casa che ha detto quella signorina. Che credo essere questa. Vediamo se troviamo di nuovo la ragazzina. Casa esami. L'esame di lotta valuterà le tue abilità nella lotta. Info. Con tre Pokémon si mette tutta roba meta. Devono essere tutti diversi tra loro. Bla bla bla. Sì, sì. Signorina, io la dama misteriosa ti mostrerò come si fa. Lotta con arguzia e cerca di non lasciare andare a capo i tuoi Pokémon. Non mi interessa. Ok, via. Ok, non ci interessa. Allora, di qua cosa c'è? Davvero?
c'è nessuno. Non ci sono. Saliamo sulla ruota panoramica, forse dall'alto riusciremo a individuarli. A me piace molto la ruota. La sua dinamica, il movimento circolare, è un concentrato di splendide formule matematiche. Va bene. 3D, 3D. In 3D, 3D. Che spettacolo. Ti dico subito che io sono il sovrano. Scusa. Gadgets mi ha chiesto di aiutarlo a salvare i Pokémon. Ma chissà quanti Pokémon ci saranno al mondo. Scusa. Ci capisci il mio piano? Sì, mi auguro che la tua risposta sia sincera e sarai felice. Ho un futuro ben chiaro in mente. Non voglio sconfiggerti, ma ti affronterò comunque per permettere al Team Plasma di fuggire. Sì, sapevo che la situazione era questa. Posso dire che l'hanno un po' copiato questo N da Death Note? Non vi dà le vibe di L? No. Ok, Sandile contro Sandile. Perfetto, direi. Perfetto, perfetto. Prepotenza di Sandile e prepotenza di Sandile. Ah no, ok. Allora, Petilil, vai. Una lore incredibile. E va bene, me ne farò una ragione, non ti preoccupare. Foglia magica. Ci mandiamo dopo aver giocato lui. Per potenza, sempre attivissima. Ci mandiamo il nostro Timbur. Vai cattivo. Bullo. Mi confondi. Oh, confusione, ragazzi, una cosa. Thank you.
la soia ci colpisce sto giro. Peccato, peccato. Mi spiace Timbor. Simsiar, vai. Roccia tomba. Dai però. Vento in coda. Aumenta la velocità. Comincia a soffiare. Va bene. Roccia tomba di nuovo. Psicoraggio. Uff, male. Dai però. Grazie di essere rimasti qui con me fino a questo punto, come sempre. Vi auguro.